Buongiorno, buonasera. In questo video continuiamo la nostra chiacchierata su Lovecraft, HPL, come lo chiamerò anche, e proviamo a rispondere a una domanda. Ma perché Lovecraft è così popolare a così tanto tempo di distanza dalla morte? Ricordiamo che è morto nel 1937. Ma allora vi proverò a rispondere, proverò a dare la mia risposta, quantomeno, raccontando una storia. La storia è quella dell'abitatore del buio, l'ultimo racconto scritto da Lovecraft nel 1935, l'ultimo scritto da solo, poi ne scrisse qualcun altro, ma in collaborazione. Però devo partire da un antefatto. Nel 1935 c'è un giovane aspirante scrittore che si chiama Robert Bloch. Robert Bloch, come molti di voi già sapranno, diventerà molti anni dopo noto come l'autore di Psycho. Nel 1935 però è un giovanotto, poco più che ventenne, di belle speranze ed è un corrispondente di Lovecraft, il quale, come sappiamo, scriveva tantissime lettere. E Bloch chiede nel 1935 a Lovecraft se può usare lo stesso Lovecraft come personaggio di un suo racconto e in particolare se è autorizzato a fare una brutta fine a questo personaggio. Lovecraft, che probabilmente aveva molto più senso dell'umorismo di quanto gliene attribuissero, dice: ma sì, fai pure, non c'è problema. E anzi, escogita la peggior fine che puoi immaginare. Così che Bloch scrive un racconto che si intitola Il divoratore giunto dalle stelle, in cui il protagonista si reca dall'alter ego di Howard Phillips Lovecraft, che non viene espressamente nominato, non viene chiamato per nome, peraltro, e tutti e due fanno una brutta fine. Nota così di colore, in questo racconto compare il De Vermis Mysteries di Ludwig Prim, che è uno degli altri pseudobibla che fanno il verso al pseudobiblum per antonomasia, cioè il Necronomicon. E che tra l'altro ricomparirà in un racconto di Stephen King, denominato Jerusalem's Lot, da non confondere con il romanzo omonimo. Comunque sia, né il divoratore giunto dalle stelle, l'alter ego di Lovecraft fa, diciamocelo, una brutta fine. E però il nostro amico HPL dice: beh, caro Robert, però adesso io ti rendo il favore. E quindi scrive il racconto L'abitatore del buio, che penso molti di voi conosceranno. Per quelli che non lo conoscono, tuttavia, facendo meno spoiler possibile, dirò che in esso compare un gioiello maledetto che si chiama, o viene chiamato, il trapezoedro scintillante, che serve ad evocare quella che secondo me è la più sinistra divinità del pantheon lovecraftiano, cioè Nyarlathotep. Perché l'evocazione abbia successo, è necessario che il trapezoedro rimanga al buio. Sul racconto non vi dico altro, ma sono costretto per ragioni di esposizione a dirvi che a un certo punto il trapezoedro e Lovecraft lascia quasi sotto silenzio la cosa, tratta come così una notizia di secondo piano, finisce in fondo alla baia di Narragansett. I due racconti sono noti, ovviamente, soprattutto è noto quello di Lovecraft, quello di Bloch è meno noto, ma in descrizione faremo modo di farmi il modo di mettervi il link delle antologie nelle quali è contenuto. Ancora meno noto, però, è che negli anni 50, quindi dopo che Lovecraft era morto, perché morì, come appena detto, nel 1937, Bloch scrisse un ulteriore seguito a questa dilogia, facendola diventare così una trilogia. Il racconto si intitola L'ombra del campanile,
vi metteremo anche in questo caso il link. Trasformatevi magari in cercatori di libri rari. Non credo che troverete il Necronomicon, anche perché non esiste e se qualcuno l'ha scritto mente sapendo di mentire. Ma magari questo racconto lo troverete. Anche qui, per ragioni espositive, cercherò di dirvi il meno possibile, ma non posso che dirvi che il racconto parte dove era finito l'abitatore del buio, parte da quel particolare che lo aveva quasi passato sotto silenzio, cioè, ma scusate, se il trapezoedro scintillante è così pericoloso, perché evoca Nyarlathotep? E soprattutto, è pericoloso se lasciato al buio, ma perché caspita lo avete buttato nella baia? Bene, comincia partendo da questa domanda. Una indagine condotta da un detective, che, e a questo punto davvero non vi dico altro, a un certo punto metterà in relazione il tutto con la scoperta dell'energia e poi della bomba atomica. Bene, ora che vi ho raccontato la storia, penso che possiate trarre due conclusioni. La prima è che Lovecraft, per chi lo conosceva, era già un mito. Era già un maestro. Lui probabilmente non amava, essendo una persona schiva, questo ruolo, ma essendo anche una persona generosa, ne abbiamo appena avuto testimonianza, non si sottraeva all'ammirazione dei suoi fan. La seconda conclusione che possiamo trarre da questa storiella editoriale è che è stato estremamente facile mettere in relazione le opere di Lovecraft e il mondo ostile o, se ci va bene, indifferente, in questo video non l'ho ancora detto, quindi lo dico adesso, ostile o ancora indifferente e comunque irrappresentabile, che egli, Lovecraft, disegna nei suoi racconti. Ed è estremamente facile, a mio parere. Perché man mano che ci lasciamo alle spalle il positivismo, ci accorgiamo che la nostra visione del mondo finisce per essere sempre più quella, più vicina a quella di Lovecraft. Il mondo, caduto da tempo ormai, la fede nella religione, caduta già dai tempi di Lovecraft, la fiducia positivista nella scienza, cadute, e questo successe dopo Lovecraft, la fiducia nelle ideologie, ci appare sempre più il mondo, dicevo, il cosmo, niente meno che un orrore cosmico. E quindi forse il successo di Lovecraft è rappresentato dal fatto che egli, prima di altri, da narratore e non da teorico, presentì, capì, sentì questa realtà. Il mondo di Lovecraft, insomma, è il nostro mondo e forse non è un caso che la sua popolarità in Italia inizi negli anni 70 con la famosa antologia di Fruttero e Lucentini, I mostri all'angolo della strada. E da allora questa popolarità non ha fatto altro che crescere. Quindi Lovecraft, vissuto molto prima di noi, fra un po', fra meno di 20 anni, saranno 100 anni dalla morte. Dicevo, Lovecraft, venuto prima di noi, racconta la nostra storia con la sensibilità e l'acume che soltanto i grandi autori posseggono. Detto questo, non mi resta altro che dirvi al prossimo video e arrivederci.